Merci, bonjour à toutes et à tous. Grazie, buongiorno a tutte e tutti. Ringrazio Laura Boldrini per l'iniziativa. Ringrazio tutti gli intervenuti e il moderatore per la presenza e per la lotta che portano avanti. In effetti c'è sempre la tentazione di dire che questa lotta è una lotta ridicola, una lotta secondaria, ci sono argomenti ben più importanti, ma quando si nota la violenza delle reazioni suscitate dal semplice fatto di volersi far rispettare in quanto ciò che si è come donne, beh, a quel punto si misura la potenza simbolica dell'alienazione attraverso il linguaggio. Quanto è importante? In effetti le reazioni violente a cui si espongono le donne che osano volersi far chiamare signora dimostrano che questa lotta è ben più importante che non semplicemente simbolica, perché il linguaggio veicola delle rappresentazioni che giustificano poi delle discriminazioni. E poi chi discrimina attraverso il linguaggio spiega sempre che è sempre stato così. In Francia, ad esempio, a me è stato spiegato in aula, nell'aula del Parlamento della Repubblica Francese, mi è stato spiegato che la lingua francese prevedeva che il presidente di sessione si chiama signor presidente ed era stato sempre così. E questo è sbagliato, non è vero. È un'istituzione che risale alla monarchia, un'usanza seicentesca che prevede che il maschile alla meglio sul femminile, ma nella lingua francese ben prima del 600 non era così. E un linguaggio veicola cose, e l'evoluzione linguistica lo dimostra, veicola dei rapporti di forza, delle rappresentazioni, e può rinchiudere delle persone, può limitare le persone e può anche far capire a delle persone, soprattutto alle donne, che esse sono illegittime, non hanno legittimità a esercitare delle responsabilità, e se hanno un'illegittimità a esercitare delle responsabilità, ciò legittima il fatto che siano rinchiuse, oppresse e che guadagnino ad esempio il 20% in meno a parità di lavoro rispetto agli uomini. Questo spiega ogni sorta di violenze che non sono affatto simboliche, sono violenze concrete e che fanno che ancora oggi, nel XXI secolo, in Francia, ogni tre giorni muoia una donna vittima di percosse subite. Quindi, come diceva la Presidente Boldrini, tutto è connesso. Non è un caso se ci sono profonde resistenze, se ci sono degli uomini che vogliono chiamare una donna monsieur. A me è capitato un piccolo incidente di seduta con un giovane deputato, sottolineo giovane, perché io sono un po' bonaria nei confronti dei colleghi uomini un po' anziani. Se mi chiamano madame le il presidente è un fatto di generazione in fondo, ma quel giovanotto, quel giovane parlamentare in quel caso, è una battaglia politica che lui porta avanti, perché lui considera veramente illegittimo il fatto che le donne possano accedere a tutti gli ambiti di responsabilità, la sfera politica, la sfera economica, e lui ha deciso di aprire questa battaglia rifiutandosi di chiamarmi Madame la Presidente. Ho cercato con un po' di humor di mostrargli il carattere grottesco, no, di questo chiamarmi Madame il Presidente. Quindi, dopo uno dei suoi interventi in cui aveva detto Madame il Ministro, Madame il Presidente, io scherzando l'avevo chiamato signor la deputata. E tutti avevano riso, no? Perché è così buffo chiamare qualcuno monsieur la. A volte però con un po' di humor si può riuscire a dimostrare il carattere grottesco e ridicolo della situazione. Questo però non era bastato, e quindi c'era stato uno scambio un po' vivace
in cui egli si rifiutava di rispettarmi e quindi ha subito un'ammenda. E in realtà non ho proprio vinto io, perché ha intentato un ricorso al Tribunale Amministrativo di Parigi, e se perde di nuovo intende, ha annunciato, di voler adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Qui forse questo vi rammenta un caso vostro. Quindi non sono battaglie simboliche, sono battaglie da portare avanti, e penso che siccome noi abbiamo il privilegio di ricoprire degli incarichi, noi dobbiamo assumerci il rischio delle battute, dei frizzi e dei lazzi, no? Di chi dice: ma queste donne non hanno nulla di meglio da fare che sollevare questo tipo di problemi. Ebbene, dobbiamo esporci a queste critiche, a queste battute, perché è la lotta giusta delle donne. E siccome i problemi delle donne sono secondari, a volte, non così lontano da noi, delle donne muoiono proprio perché i loro problemi sono, per così dire, secondari. Quindi ci si deve esporre anche a caricature, anche ad aggressioni verbali piuttosto violente, ma lo facciamo a nome di tutte coloro che non possono farlo. Ogni volta che io mi siedo sul seggio presidenziale, che poi è il seggio di Luciano Bonaparte, penso al codice napoleonico che non ha trattato così bene le donne francesi, e penso a mia nonna che era corsa come i Bonaparte e da giovane non aveva il diritto di voto. Penso a lei ogni volta che io mi metto a sedere in questa bellissima poltrona, e penso a lei e a tutte le donne che nel mondo hanno bisogno che tutte le donne nei paesi dove ciò è possibile si mobilitino per far progredire l'eguaglianza. E mi rivolgo alle ragazze qui presenti dicendo loro: non vietatevi niente, non vietatevi nessun sogno, nessun luogo, nessuna posizione, nessun compito, nessun futuro deve esservi vietato. E fin tanto che nel linguaggio o nelle rappresentazioni dei media si veicoleranno schemi che vietano l'accesso, che chiudono degli spazi, dei luoghi di responsabilità alle donne, si dovrà lottare. Quindi a voi che mi rivolgo, ragazze, ringraziando tutte e tutti i presenti e le presenti, ma in particolare ringrazio tutti, perché voi signori avete una grande responsabilità sia nelle conversazioni sia nelle lotte che portate avanti accanto a noi, lotte per l'uguaglianza delle donne, che fanno evolvere la società nel suo complesso e che fanno andare verso il meglio il mondo intero. Grazie a tutte e a tutti, e di nuovo grazie a Laura per aver preso questa iniziativa.